Io mi sono svegliato stamattina all'una, sono partito in macchina da Milano e sono venuto per questa fantastica giornata. Ma che davvero? All'una di notte? All'una di notte. Sono qua perché ho conosciuto il coordinatore della Run for Parkinson e gli ho confidato che anche io avevo avuto esperienza con mia madre che negli ultimi anni della sua vita ha purtroppo contratto il Parkinson. Vedi i cambiamenti in loro giorno dopo giorno e sai che è colpa della malattia, è una malattia che te li sta portando via. E poi soprattutto vedere lei, la sua sofferenza, la difficoltà nel camminare, nel parlare. Ho imparato che il carattere fa tutto, fa la differenza. Cioè se reagisci, se ti impunti, se decidi di reagire, c'è una speranza. Scelta la corsa proprio perché uno dei problemi maggiori degli ammalati è la difficoltà nel movimento e quindi che cosa c'è di più difficoltoso di una corsa per chi è ammalato di Parkinson? Certo, oggi gli ammalati potevano fare la passeggiata, potevano venire in bicicletta o comunque anche in carrozzina, va bene tutto, però è proprio questo, io ho il Parkinson ma non mi voglio arrendere, voglio continuare a muovermi, a camminare e se ci riesco anche a correre. Questa è una malattia che parte pian piano, ruba un po' la speranza e è importante soprattutto non perdere la speranza. Lei si corre da sola, lei si è staccata perché è un po' indisciplinata. Da 10 anni che ho a che fare per vari motivi con questa malattia e ho visto persone cambiare e riprendere il sorriso. Per me è un arcobaleno che tende al grigio e bisogna mantenerlo il più colorato possibile. Noi siamo tra virgolette dei diversi, ci veniamo considerati così, senso, abbiamo la malattia, quindi viviamo diversamente dagli altri e quindi vogliamo fare di questa cosa un vanto, non fare un difetto e quindi ci vogliamo vantare anche con una bicicletta un po' particolare. La bicicletta in particolare per noi è un mezzo importante perché è un mezzo anche terapeutico, perché ci permette di andare in giro, magari abbiamo difficoltà a camminare ma possiamo andare in bicicletta e oltretutto per me è molto importante perché per me è stato un mezzo che io ho imparato a costruire biciclette dopo che mi è stato detto che avevo il Parkinson. Stavo in casa, non sapevo cosa fare, mi sono messo a costruire biciclette. Dai Marco! Dai! Noi diciamo abbiamo un ospite al nostro interno diverso e che sta in affitto da noi senza pagare il canone. Abbiamo voluto non solo fare una gara ma fare qualcosa che sia un evento per i parkinsoniani e per tutti gli amici e i familiari dei parkinsoniani. Questo perché dobbiamo uscire fuori di casa, dobbiamo andare fuori e dire io ho il Parkinson e voglio vivere bene lo stesso. È la prima volta che c'è un evento sul Parkinson dove tutte le associazioni del Lazio collaborano. Collaborano le associazioni, i neurologi, la gente, i nostri amici, le persone ci vogliono bene. E questo è importante per noi, per sentirci meglio. Praticamente la notizia bomba è che ci sponsorizzano il progetto della vela e ce l'ho chiuso, non si dice. Ce lo portano avanti, ce lo sostengono e lo hanno detto che è una bomba. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nell'organizzazione di questo evento e che ci aiutano a condurre il lavoro di questa associazione, che è molto difficile. Anche tu, Giulio! Bravo! Ragazzi, io questo non ce l'avrei mai fatto da solo, lo giuro.